Bella a tutti ragazzi, qui è Crash che vi parla e ben ritrovati in un altro video decennale. Ciò significa che ho fatto il video di come prendere l'elicottero della polizia circa 10 anni fa su GTA Vice City. Oggi siamo su Grand Theft Auto Vice City, The Definitive Edition, e siamo qui per vedere come si prende l'elicottero della polizia, dove si trova l'elicottero delle news e infine come poter prendere l'Hunter senza livello di sospetto. Dobbiamo innanzitutto scavalcare la prima isola, andando avanti con le missioni potrete superare il ponte e dovete andare a downtown nella parte nord della seconda isola, dove potete trovare i primi due elicotteri. Colgo l'occasione per invitarvi a iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e se avete bisogno di qualche consiglio a scrivere un commento. Iniziamo subito ed andiamo verso nord della seconda isola. Come vedete ci sono delle gang che ci sparano, ma poca importanza. Questo perché chiaramente ho finito la storia completa e quindi le varie gang si sono incrociate, cosa che non ci riguarda per questo video. Proseguiamo sempre a nord sino a quando non entriamo in questa zona, dove troviamo a sinistra la recinzione dove ci sono i pompieri e a destra la macchina della polizia. Poco più avanti, sulla destra, trovate un piccolo passaggio con un marciapiede che dovete superare. E dovete riandare di nuovo subito a destra. Vi troverete davanti a questa scalinata. Scendiamo e andiamo sopra questa scala, dove possiamo trovare il nostro elicottero della polizia. Molto semplice da prendere perché tra l'altro non serve il livello di sospetto. Adesso vi faccio vedere dove si trova quello delle news. Ci troviamo sempre qui nei pressi di downtown, questa volta invece che girare a destra per andare verso la scalinata dell'elicottero della polizia, proseguiamo dritti per questa strada. Raggiungeremo l'ammunition, giriamo a destra, andiamo verso il ponte. Prima di arrivare al ponte, sulla sinistra potete leggere questa scritta: Vice City News. Ci infiliamo in questo piccolo spazio, si scende a piedi e si entra in questo sorta di ascensore che alla fine è un teleport. Saliamo anche qui in cima e come vedete troviamo l'elicottero delle news, che tra l'altro ha cambiato completamente aspetto rispetto al vecchio elicottero delle news di GTA Vice City normale. E questo è quanto è facile prendere l'elicottero delle news su GTA Vice City The Definitive Edition. Adesso vi mostro come prendere l'Hunter, ma c'è bisogno di un piccolo segreto prima. Ci troviamo in questo momento davanti all'hotel Ocean View, che tra l'altro è una casa di salvataggio, per prendere un veicolo e ci incamminiamo verso la stazione di polizia. Proseguiamo verso nord nella parte più est della mappa di Vice City. Poco più avanti, sulla sinistra, troveremo la stazione. Gli abiti da poliziotto che andremo ora a prendere li potete sbloccare solo dopo aver fatto la missione Copland con Lance, che dovete portare l'esplosivo al centro commerciale per cancellare delle prove. Giriamo qui a sinistra e poi a destra, chiudiamo il traffico. Ci troviamo adesso in questo momento davanti alla stazione di polizia. Entriamo dentro, a sinistra ci sono gli stanzini. Come entriamo qui dentro ci dà del livello di sospetto, ma come prendiamo gli abiti, come avete visto, il livello svanisce. E questo è l'unico motivo per il quale abbiamo preso il vestito da poliziotto, perché entrando nella base militare in questo modo non ci darà il livello di sospetto. Ora dobbiamo andare verso l'aeroporto, quindi incamminiamoci verso ovest, facendo molta attenzione alle persone su Vice City che sono proprio incapaci di guidare, e proseguiamo tutto dritto. L'Hunter non lo troverete sin dall'inizio nella base militare, ma soltanto dopo aver completato la missione Tieni stretto gli amici, che tra l'altro è l'ultima. E se non mettete praticamente l'abito da poliziotto, entrando lì dentro incomberete subito in morte certa, in quanto i soldati sono equipaggiati tutti con l'M16 ed è veramente OP in questo gioco. L'M16 ci fanno fuori in men che non si dica. Vi ricordo che ogni sera alle ore 18:30 esce uno shorts
dei momenti divertenti o di qualche clip che registro la sera in live. Sono in live a partire dalle 21:30/22 fino a mezzanotte su Twitch e su YouTube. Link in descrizione. Proseguiamo dritto. Ora prestate molta attenzione al video perché è molto confusionale. Su queste insegne dobbiamo prendere a destra. Quindi voltiamo a destra e seguiamo la strada fino a quando non vi dico di girare. Prestiamo attenzione. In questo momento dobbiamo girare di nuovo a destra. Quindi giriamo a destra e prendiamo questa discesa. Complimenti per aver distrutto la sua macchina. Un palo. Di nuovo qui, in questo momento, a destra. Quindi è abbastanza semplice da ricordare. Principalmente tutte le svolte sono a destra. Eseguiamo questa curva. E come vedete già dinanzi a noi troviamo la base militare. Ora, per entrare dentro dobbiamo sfondare il cancelletto perché non sono così gentili da aprirci, nonostante siamo in abiti militari, se così si può dire. Sfondiamo la recinzione, bisogna salire su questa scaletta, quindi lasciamo la macchina qui. Saliamo su questa scaletta, proseguiamo verso quell'altra scalinata che ci farà scendere, prestando molta attenzione a non infastidire i militari che sono già arrabbiati con qualcuno lì di fuori, infatti si sta creando una guerriglia. Qui si va a sinistra, eccolo lì, già lo vedete davanti a noi l'Hunter. Passiamo per questo cancello, proseguiamo sempre dritti di qui, fino a quando sulla nostra sinistra non sgorgeremo un altro cancello, un altro passaggio, che è praticamente qui davanti a noi. Vi farò poi vedere una clip che cosa succede se venite qui senza abiti da poliziotto. Ce ne siamo tutti tranquilli, loro non ci dicono niente, lo possiamo rubare tranquillamente. E abbiamo l'Hunter, l'elicottero militare. In questo gioco fa comodo anche per fare le missioni da poliziotto, le missioni secondarie. Siamo in questo momento di fianco alla base militare e ora vi faccio vedere cosa succede se ci si avvicina da queste parti senza un abito della polizia. Non appena i militari ci vedono, non so per quale motivo, non esiteranno a spararci. Praticamente speranza di vita è pari a zero da queste parti. Quindi vi sconsiglio vivamente di provare a prendere l'elicottero senza aver un abito da poliziotto. Bene ragazzi, eccoci qua al termine di questo video su GTA Vice City The Definitive Edition. Vi invito di nuovo a valutare l'iscrizione, a lasciare un mi piace ed a scrivere un commento qualora aveste bisogno di qualche consiglio. Io vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!